Stamani nella segreteria del PD di Via Castelfidardo è stata presentata la nuova segreteria cittadina del Partito Democratico, una segreteria che coniuga esperienza a volti nuovi della politica, una segreteria che è il frutto di una scelta operata in assoluta autonomia dal neo segretario Francesco Cannizzo. Con esperienza e volti nuovi. Io ho dichiarato che i giovani non devono essere considerati solo il futuro, ma sono il presente, una realtà viva di questo Partito Democratico. Con l'esperienza appunto dei giovani democratici, dell'Officina PD, oggi si concretizza un ingresso ufficiale di tantissimi giovani all'interno della segreteria, della segreteria comunale e del circolo del partito. Noi abbiamo all'interno della segreteria l'esperienza di Rosetta Perupato, che sarà vice segretaria e quindi mi affiancherà in prima linea su tutto quello che sono le funzioni appunto del segretario. Marco Dezio per quanto riguarda un riferimento su Scoglitti, i tre capogruppi del Consiglio Comunale, Giulio Branchetti, Pippo Scuderi e Gino Puccia, oltretutto Gino Puccia con la sua grande esperienza anche in termini di agricoltura e quindi di rapporto con il mercato, Sergio Di Falco e Sara Siggia. Quindi l'esperienza unita logicamente ai giovani. Lavoro e welfare, i temi su cui si concentrerà il PD in questa prima fase. I nostri sono programmi degli impegni che ci portano verso il territorio, quindi uscire dalle stanze del partito, andare tra la gente e stimolarla attraverso proposte politiche, progetti importanti da rappresentare nelle sedi opportune, quindi sviscerare quei temi che oggi sono importanti come il lavoro in questo periodo appunto che la gente di cui ha bisogno, il welfare, quindi l'inclusione delle persone con svantaggio, senza dimenticare il turismo e le infrastrutture. Ampio dialogo poi sarà garantito con le forze che orbitano nel centro-sinistra. È chiaro che l'unità con il centro-sinistra del territorio di Vittoria è importante perché su questa linea è chiaro che noi tutti cercheremo di fare la nostra parte. Noi abbiamo vinto le elezioni con un programma con la coalizione di centro-sinistra e da quello bisogna partire, dal programma che ci ha consentito di vincere le elezioni con il sindaco Giuseppe Nicosia. È chiaro che stravolgimenti sul programma non se ne possono fare, noi possiamo fare piccole correzioni e quindi per convogliare quelle parti del centro-sinistra dove occorre che si possano fare queste correzioni, ma il punto di partenza è il programma che l'intera coalizione di centro-sinistra ha firmato per l'elezione del sindaco.